Rocchias, buongiorno. Estate dell'88 ho fatto bracciante agricolo. Ho diradato e raccolto pesche, poi raccolto mele e kiwi. 10-12 ore al giorno ed un discreto mazzo. Ma avevo la colonna sonora migliore che potessi immaginare. Il disco di un gruppo di Seattle. Eh no, mi sa che avete toppato. Io parlo dei Queensryche. Nati nell'81 e con il disco Rage for Order dell'86 ottengono un discreto successo anche internazionale, e questo successo era chiamato a confermare e o aumentare Operation Mindcrime nell'88. Si tratta di un concept album e, se non sbaglio, è il primo concept album heavy metal. La storia, molto brevemente, racconta le vicissitudini di un tossico che finisce tra le grinfie di uno scienziato, tale Dr. X, che gli farà fare le peggior cose. La storia inizia quando l'eroe eroinomane finisce in ospedale e inizia a ricordare. Racconto per i diversamente vecchi che gli anni 80 sono stati segnati da due fenomeni molto gravi, l'AIDS e l'eroina. Nelle grandi città ovunque si vedevano eroinomani che o ti chiedevano soldi o ti spaccavano il vetro della macchina per rubarti l'autoradio, o li trovavi per terra in uno stato vegetativo nel mezzo di un viaggio. Ma tornando al disco, ricordate Bruce Dickinson degli Iron Maiden, di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa? Appena sentito il disco dei Queensryche, ha detto: Operation Mindcrime è il concept album che avrei voluto realizzare con gli Iron Maiden. È un bel biglietto da visita, vero? Infatti il disco riscuote subito un discreto successo, sia di critica sia dalla parte del pubblico. Grazie a questo successo restano in tournée per 2 anni, con gruppi del calibro dei Metallica. Ma andiamo con ordine. Fino all'uscita di Operation Mindcrime, i concept album più conosciuti erano The Wall dei Pink Floyd, Tommy degli The Who, oppure The Lamb Lies Down on Broadway dei Genesis. Quindi i nostri eroi si avventurarono in territori inesplorati, in posti sconosciuti per un gruppo heavy metal. Ma vi posso assicurare che il lavoro ottenuto, nonostante i suoi 33 anni di vita, non è attuale solo per il tema trattato, ma anche musicalmente regge il confronto con moltissimi album di produzione più recenti, con sfaccettature nascoste che si rivelano mostrando l'album sotto una nuova luce, ascolto dopo ascolto. La band all'epoca era composta da Geoff Tate, voce tastiera, Chris De Garmo, chitarra e cori, Scott Rockenfield, batteria, percussioni, Michael Wilton, chitarra, cori, ed Eddie Jackson al basso. Musicalmente i Queensryche raggiungono il top della forma con Operation Mindcrime, riuscendo a mettere insieme, senza per questo snaturare il disco, una ballata rock di successo, come per esempio I Don't Believe in Love, e il loro prog metal più sperimentale, come con Sweet Sister Mary o Speak, oppure Electric Requiem. Operation Mindcrime è stato un salto di qualità per i Queensryche, uno sviluppo musicale e lirico ulteriore rispetto al suo eccellente predecessore, l'album dell'86, Rage for Order. La band ha mantenuto l'intensità cinematografica di Rage for Order, mentre racconta una storia che coinvolge teorici della cospirazione, assassini, droghe, un prete corrotto, con diversi colpi di scena ben studiati. L'album si appoggia ad una presentazione teatrale durante il tour, aprendo di fatto le porte ad altre band alla sperimentazione di strutture simili. I Queensryche non sono stati certo il primo gruppo rock a raccontare una storia completa con un album, ma sono stati la prima popolare band metal degli anni 80 a farlo.
e lo hanno fatto con tatto e abilità visionaria. L'Operation Mindcrime include segmenti recitati, brani quasi operistici, una miscela di riff metal duri, ritmi prog rock e arpeggi acustici, dimostrando una bravura compositiva eccellente. In sostanza, i Queen Strike hanno chiamato alla raccolta i fan del rock opera di The Who, Pink Floyd e Rush, unendoli ai seguaci degli Iron Maiden, Judas Priest e Ronnie James Dio. La voce di Geoff Tate, con le chitarre che si intrecciano in una sinfonia rivoluzionaria, sarebbe stata sbalorditiva anche senza una trama. Più tardi, purtroppo, il rapporto tra il cantante e il resto del gruppo si logorerà, ma in questo disco la chimica che c'è tra i componenti del gruppo è a dir poco perfetta. In questo disco ogni elemento dei Queen Strike si esprime al massimo. Il progetto è ambizioso e la musica non è indulgente, non c'è spazio all'ego degli artisti. E di questo affiatamento obbligato ne trae beneficio il disco. Ma un lavoro innovativo come Operation Mindcrime non ha avuto un successo immediato, anche se il tempo ha dato ragione all'opera. Il debutto avviene al numero 50 della classifica Billboard e impiega un anno per diventare disco d'oro, in un periodo in cui tante band metal raggiungono con relativa facilità il disco di platino. Operation Mindcrime diventa disco di platino nel 91, trainato anche dal disco successivo della band dal titolo Empire, uscito nel 90. 18 anni dopo l'uscita di Operation Mindcrime, i Queen Strike pubblicano anche il seguito, dal titolo Operation Mindcrime 2. Sfortunatamente Chris DeGarmo non ha contribuito all'album, di conseguenza la musica non è riuscita a soddisfare le aspettative della maggior parte dei fan. E fatica anche con Ronnie James Dio, che durante il tour interpreta il ruolo del malvagio Dr. X. Durante questo tour il gruppo suona entrambi i dischi, Operation Mindcrime 1 e 2, presentando uno spettacolo studiato nei minimi particolari, con attori, schermi video, un suono potentissimo, ma la maggior parte dei fan va al concerto per Operation Mindcrime 1. Il disco ha fatto un percorso lungo verso il successo, ad essere capito, ma indiscutibilmente percorre una strada inesplorata nel mondo metal del periodo, innovando uno stile che sembrava inesorabilmente soccombere allo strapotere del thrash metal o del glam rock. Di questo dobbiamo darne atto al gruppo. Personalmente penso che finché Chris DeGarmo è rimasto della partita, la musica del gruppo ne ha beneficiato, come anche la voce di Geoff Tate è qualcosa di soprannaturale. Ma si sa, in ogni rapporto, se non c'è più la volontà di proseguire nella stessa direzione, è meglio dividersi e andare ognuno per la propria strada. Ci sono dei pezzi eccellenti anche nelle produzioni successive, ma Operation Mindcrime per me rappresenta il massimo della produzione artistica di questo gruppo. Anche quest'oggi siamo arrivati alla fine. Ci si vede alla prossima. Stay Rock.